Giancarlo, tradizionale appuntamento del Comitato per l'approvazione del bilancio e la relazione del Presidente. Tutto a posto? Sì, il bilancio è un buon bilancio. La nostra segretaria tiene dei conti che sono perfetti, anzi mi tira le orecchie spesso perché io sono un po' più disordinato, lei siccome una contabile deve essere precisa, quindi mi fa le bucce, però poi all'ultimo litighiamo, ma all'ultimo poi ci rapacifichiamo. Allora, bilancio insomma quadrato quest'anno. Sì, premetto che non litighiamo mai, a differenza di quanto dice il buon Giancarlo. E comunque il bilancio anche quest'anno ha avuto un utile leggermente superiore rispetto a quello del 2014. Diciamo che sono state le varie voci che hanno aiutato a portare in utile il bilancio, tra cui le manifestazioni, la voce manifestazioni per i contributi dati, vari contributi dati anche dall'Alleanza Salute Italia, e poi il concerto di Natale che diciamo Caviborgo, la cena al vis-à-vis per la consegna degli Esculapio d'Oro, e poi anche il 5 per 1000 versato da tutti i contribuenti che ci hanno pensato. Naturalmente, Presidente, il Comitato non mette da parte ma investe subito, dona. No, il Comitato non può mettere da parte, può spendere soldi che ha, quelli che non ha non li può spendere, quindi non può fare debito, però non possiamo, bisogna spenderli e cercare di spenderli bene. Ecco, c'è un progetto in questa direzione? Beh, progetti e richieste ne abbiamo tantissime. Figurati, ci sarebbe da rinnovare il parco delle strumenti per le radiografie, che ci vorrebbero 200 mila euro, scusa. E quindi sono vecchie queste macchine, che sono sempre guaste e vengono riparate, stanno in piedi proprio perché vengono riparate continuamente. Quindi abbiamo un bilancio di previsione molto consistente, speriamo che arrivino delle donazioni, arrivino dei contributi. Colgo questa occasione, per ricordare l'Esculapio d'Oro. Il 16 aprile ci sarà la cerimonia di consegna dell'Esculapio d'Oro. Quest'anno siamo ai castelli, all'hotel dei Castelli di Sesto Levante, quindi chi vuole prenotare questa cena di gala bisogna che si prenoti in tempo, perché i posti sono limitati. Quindi. E l'esperienza di segreteria o comunque insomma dei conti del Comitato come sta andando? Sempre ottimo, sono contenta. Mi fa piacere contribuire in quello che posso alla tenuta di questi conti qui, e diciamo che è che è una bella avventura, e speriamo che continui per tanti anni. Sì, ma ogni tanto mi viene in mente, magari alle 10, alle 11 di sera, una cosa di contabilità. E io ormai lo sa, chiamo, Fernanda, sei già a letto? Perché mi butto avanti, no? E così dico, sei già a letto mica per caso? No, mi dice no, anche se fosse mi dice di no, e le chiedo magari se si ricorda quella donazione, quella data persona, se abbiamo fatto quella ricevuta, eccetera, eccetera. Quindi è sempre disponibile, ma soprattutto non solo lei, anche suo marito, perché suo marito è una parte importante, specialmente per quanto riguarda i computer, è un mago del computer, quindi sa tutto del computer. Anche lì mi trovo alle 10, alle 11, che sono incagliato. Ti succede mai di incagliarti, di bloccare, non vai avanti né indietro? No, ma il computer che si blocca, non siamo noi, Giancarlo. Bisogna capire questo. Chi lo sa. Comunque Giancarlo a quelle ore lì è proprio informissimo, non so come fa. Poi con la scoperta di Facebook si è rivelato un mondo. Finiamo, Giancarlo, solo con un pensiero. Hai avuto modo di ribadire questa mattina nell'assemblea annuale, insomma, ribadire la proposta del Comitato. C'era anche
due o tre sindaci, o comunque il vice sindaco di Rapallo Brigati, il sindaco di Lavagna, Levi, e comunque diversi soci. Perciò è stata anche l'occasione, e soprattutto col commissario dottor Cavagnaro. Guarda, ora noto che c'è un'attenzione particolare a questo nostro progetto. Probabilmente noi non l'abbiamo espresso bene, non l'abbiamo detto bene, non siamo stati in grado di farci capire. Oggi i sindaci che hanno parlato, il vice sindaco di Rapallo, il sindaco di Levi, eccetera, sono possibilisti, sono nell'ottica di che bisogna fare qualche cosa, perché oggi bisogna fare qualche cosa per riorganizzare questo rete ospedaliera. Quindi con l'aiuto di tutti, molto pacatamente e senza prevaricare nessuno, bisogna che le cittadine del Tiguglio remino allo stesso verso, verso lo stesso verso, per la salute dei cittadini. Quindi non bisogna pensare alle cose personali, e oggi c'è stato questo clima molto obiettivo, molto disteso, molto pacato, e sono molto contento. Assemblea tradizionale ma sempre vivace, sindaco. Sì, indubbiamente è vivace, anche perché tutti i problemi che vengono portati in assemblea sono sempre problemi attuali. Ci sono anche, possarsi anche delle critiche, però il fattore fondamentale è che viene tutto fatto nello spirito di costruire assieme. E quello anche della sanità, io credo che sia uno degli aspetti più importanti della, che deve interessare tutti i cittadini, non solo chi ne ha bisogno. E questo è fondamentale, e per far questo bisogna che anche ci sia l'accordo da parte di tutti di poter avere un obiettivo unico. Mordini lui dice: ho lanciato un sasso per la sanità nel Tiguglio. Forse ha anticipato anche una vostra discussione tra sindaci, tra comuni. Ma credo che non sia il momento giusto, non anticipato, ma come dicevo prima, il fatto che c'è stato questa occasione del libro bianco e di una rivisitazione del piano sanitario regionale, credo che sia utile che ognuno dica e porti un contributo a una situazione che ci vede in una situazione felice per quanto riguarda la sanità, ma che è chiaro debba essere monitorata e soprattutto guardato al futuro per quanto riguarda la riorganizzazione degli ospedali. Insomma, è importante che Lavagni diventa un ospedale completo, ma è anche importante che gli altri due poli vengano visti nella giusta misura, nella giusta luce, che sono utili e non possono essere dispersi, e questo credo che sia il motivo che così guida anche l'idea di Mordini, insomma. Dunque la proposta potrebbe essere di massima accettata, forse c'è ancora da pensarlo un attimo, aggiustarla un attimo, come lo stesso comitato sta dicendo. Sì, indubbiamente un polo deve essere completo, chiaramente, per poter soddisfare tutte le esigenze, però come ho detto prima sarebbe assurdo pensare di chiudere delle strutture, degli ospedali, invece si tratta di trovare dei centri di alta specializzazione, centri di eccellenza che possono dare una maggior garanzia al cittadino nel caso del bisogno, e che possa essere più aderente alla realtà del territorio. Quindi è assurdo fare una battaglia di campanile, è solo, secondo me, l'unione di tutti noi interessati, tutte le amministrazioni, a portare avanti un unico obiettivo, che è quello di, ripeto, che i cittadini stiano meglio. Brigati? No, io dico, c'è il rischio di fare i conti senza l'oste in questo momento, ma
Io credo, ribadisco che, come dice il sindaco Sanguinetti, le eccellenze non riguardano l'urgenza e il discorso dei malati acuti. Le eccellenze servono a dare una risposta sul territorio a tutti i cittadini del Tiguglio, servono a fermare in qualche modo la fuoriuscita di pazienti su altre regioni. Sono un obiettivo che dobbiamo assolutamente perseguire con tutte le nostre forze. In questo senso credo che nessuno voglia buttare via quello che già abbiamo, ma cerchiamo di migliorare tutti, insomma. Alle nostre spalle c'è un grande affare perché ci sono i ragazzi della scuola media che stanno completando l'inscatolamento dei cibi raccolti durante il Donacibo, un'iniziativa di solidarietà che anche quest'anno si è svolta nelle scuole sammargheritesi, la raccolta di alimenti che poi vengono donati al banco alimentare distribuiti alle famiglie bisognose della città. Oggi è l'ultimo giorno per quanto riguarda questa scuola, i ragazzi stanno inscatolando gli alimenti che i loro compagni hanno parlato e ne parliamo con il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Santa Margherita Ligure, Guido Massone, benvenuto e buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora, come mai la scuola ha deciso anche quest'anno di aderire a questa iniziativa? Ma intanto è una tradizione della scuola che si ripete negli anni in collaborazione col Banco di Solidarietà, abbiamo la presidente qua vicino a me, e che la scuola accoglie veramente con gioia perché fa parte del processo educativo per i ragazzi. Effettivamente poter fare qualcosa per gli altri è sempre un insegnamento grandioso, direi. In questa classe abbiamo alcuni cartelli che ci ricordano, per esempio, il fatto che l'indifferenza sia sostanzialmente un male, e questa attività è proprio un'attività invece di considerazione, quindi non di indifferenza. I ragazzi poi sono coinvolti attivamente in prima persona e anche questo è un fattore molto positivo. Sì, i ragazzi fanno qualcosa materialmente, non solo portano, sì, ma poi inscatolano anche gli alimenti, quindi fanno un po' la parte di quelli che sono i volontari poi del Banco di Solidarietà. Una formazione a 360 gradi che dà la scuola. Esattamente, esattamente. Quindi il fatto di coinvolgere i ragazzi e farli diventare protagonisti di un qualsiasi processo che sia educativo o formativo ormai è una delle chiavi che la scuola utilizza sempre maggiormente proprio per promuovere l'interesse. Tra l'altro questa iniziativa ha una caratteristica, che gli alimenti raccolti restano alle famiglie di Santa Margherita, quindi in qualche modo è un sentirsi parte di una comunità per i ragazzi. Anche questo è importante perché il concetto di comunità educante lo stiamo sviluppando parecchio, soprattutto quest'anno abbiamo sottoscritto delle linee guida con il Comune di Santa Margherita proprio per ragionare insieme su quali siano le azioni di interesse per i ragazzi verso la comunità e della comunità in relazione alla scuola. Quindi poi le associazioni che partecipano sono tanti, come quella del Banco di Solidarietà per questa specifica attività, ma poi abbiamo le parrocchie, le forze degli ordini, le associazioni non solo sportive, proprio perché questo senso di comunità sia sempre più un valore in un momento in cui anche in una piccola cittadina come Santa Margherita si sente uno sfilacciamento non secondario, direi. Grazie, grazie a Guido Massone, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo. Stretta di mano, grazie. In diretta la lasciamo ai suoi impegni perché c'è una riunione che incombe su di lei, quindi e buon lavoro, grazie.
Simona Lanfranconi era responsabile del Banco di Solidarietà di Santa Margherita e ha raccolto le redini di un'iniziativa che era già avviata, però, perché il Donacibo è partito prima che tu iniziassi, Simona, questa attività. Quest'anno come si è svolta tecnicamente il Donacibo? Tecnicamente, allora, la settimana precedente al Donacibo, quindi prima del 29 febbraio, diciamo, alcuni volontari sono andati nelle varie classi delle scuole medie e hanno, diciamo, raccontato la loro esperienza presso il Banco di Solidarietà e leggendo, diciamo, il volantino che ogni anno la Federazione Banchi predispone proprio per il Donacibo. E il volantino, ecco, se lo vuole... Sì, adesso lo inquadriamo, diciamo, a Christian, ecco, Christian adesso lo inquadra, questo volantino che riporta una frase di Papa Francesco. Sì, una frase di Papa Francesco proprio sulla misericordia, poi ricordiamo poi che quest'anno è proprio l'anno santo della misericordia, quindi cioè è una cosa secondo me grande, ecco, questa iniziativa. E il, diciamo, appunto, i volontari vanno nelle varie classi e raccontano la loro esperienza anche proprio in rapporto a, diciamo, a quello che dice il volantino. Ecco, quindi diciamo che il Banco di Solidarietà in questo senso va nella scuola per raccontare quella che è la sua esperienza, ossia la consegna mensile di un pacco di alimenti alle famiglie che ne hanno necessità. Diamo un po' i numeri, quanti pacchi vengono consegnati ogni mese? Una sessantina di pacchi circa per 140 famiglie, 140-150 famiglie. E gli alimenti raccolti durante questa settimana, che è sempre la stessa, la terza settimana di Quaresima, vanno proprio tutti al Banco di Santa Margherita? Sì, vanno tutti a Santa Margherita, sì, sono tutti raccolti e vengono distribuiti proprio alle famiglie qui di Santa. Il magazzino si trova? Adesso siamo trasferiti, si trova in via Costa Secca, lì vicino all'oratorio, anzi devo ringraziare la confraternita che diciamo ci dà gratuitamente con l'aiuto della parrocchia il magazzino dove possiamo, diciamo, raccogliere tutti gli alimenti. Durante questa settimana i ragazzi hanno portato a scuola alcuni alimenti appunto utili, quindi a lunga conservazione, che poi verranno distribuiti, e praticamente hanno fatto anche qualcosa, perché questo inscatolamento l'hanno fatto i ragazzi. Sì, ecco, a differenza degli altri anni, quest'anno, visto le nostre pochi, cioè quest'anno eravamo in pochi come volontari disponibili, l'impacchettamento è stato svolto solo, diciamo, al venerdì, mentre di solito veniva fatto durante tutta la settimana. Così adesso questi scatoloni andranno al magazzino, sì, per poi essere poi distribuiti alle famiglie, sì, in Santa Margherita. È concluso il Donacibo? C'è un epilogo, diciamo, nei prossimi giorni? Secondo me, cioè, ci sarà ancora qualcosa, perché magari tante famiglie così si dimenticano, quindi lasceremo ancora gli scatoloni ancora per la prossima settimana, quindi se qualcuno volesse approfittarne e portare ancora qualcosa, insomma, va benissimo. Cioè. E anche direi se qualcuno volesse visitare il magazzino e vedere poi dove vanno questi alimenti. Sì, questo sì, non lo so, posso dare il numero, cioè se non lo, perché noi, diciamo, prepariamo i pacchi una volta al mese in 3 giorni, di solito sono i primi giorni del mese. Adesso a marzo l'abbiamo già fatti praticamente, però da aprile di solito facciamo sabato, lunedì e martedì e i volontari si vedono lì e preparano i vari pacchi. Se uno volesse venire a vedere può venire in via Costa Secca 6 e busta, cioè una, vabbè, e non c'è scritto niente fuori, però oppure chiede anche al parroco, insomma, e noi siamo lì, cioè ci sono i volontari, se vogliono venire a vedere quello che facciamo, anzi se qualcuno vuole partecipare, noi abbiamo sempre bisogno, cioè, di gente, perché insomma portare questo pacco poi nelle famiglie, sì, perché noi lo portiamo direttamente a casa. Questa è una cosa particolare, l'esperienza del Banco di Solidarietà ha questa caratteristica, il rapporto che si crea con gli assistiti, tra virgolette, che poi diventano molto spesso amici o comunque sia compagni di cammino. Per te, Simona, che tipo di esperienza è questa? Ma guarda, è bellissima, cioè un'esperienza proprio perché loro ti danno veramente tanto, cioè io sono proprio legata tantissimo a una famiglia che si è trasferita a Rapallo, però gli porto sempre il pacco anche con difficoltà, perché a volte non sempre è facile, e è proprio quando, cioè, non lo so, si crea proprio anche con i bambini, cioè, sono proprio legati, ti saltano, insomma, vabbè, ti vengono incontro, no? E sembra quasi che aspettano quel momento.
non vedono l'ora. Poi per esempio l'anno scorso abbiamo organizzato anche delle cene, abbiamo organizzato un pranzo per tutti, diciamo, per chi poteva partecipare, gli assistiti insieme al banco di solidarietà di Rapallo, all'oratorio di Don Coulomb, abbiamo cucinato per loro, abbiamo mangiato insieme, abbiamo cantato insieme. E è stata veramente una bella esperienza. A testimonianza del fatto che evidentemente il problema dei pochi soldi che entrano in casa e il problema dell'alimentazione non si risolve con quel pacco mensile, ma il bisogno è più grande. Sì, il bisogno è sicuramente più grande, no? Che il semplice pacco non riesce a soddisfare, ha un bisogno che va oltre. Noi cerchiamo con la nostra presenza di condividere il loro bisogno, anche se sappiamo che è proprio una goccia nell'acqua. Mi avvicino ai ragazzi, so che qualcuno vuol parlare, qualcuno no, cosa stanno facendo? Lo facciamo vedere, Cosa stanno facendo? Vediamo se Cristian riesce ad avvicinarsi. E cosa state facendo adesso? Io? Sì, è il microfono qua sotto la tua bocca. Ti chiami? Greta, cosa state facendo? Terribile, l'attacco di ridarella è letale. Stiamo inscatolando tutto il cibo in diversi scatoloni, che possono essere i legumi, la pasta, le varie, l'olio. Uh-huh. E ora li stiamo chiudendo. Chiudendo, sì, chiusi con lo scotch e direi pesando. Qui diciamo che ci sono 8 kg di pelati. Tu ti chiami? Giulia. Giulia, allora, non è la prima volta che fai questo tipo di iniziativa, se non sbaglio, no? Che classe fai? Prima media. E l'avevi già fatto negli altri anni? Sì, anche alle elementari. La conosci benissimo questa iniziativa, direi. Sì. E ti è piaciuto, ti è interessato? Che cosa hai capito anche della testimonianza che ti hanno portato i volontari a scuola? Cosa ti è rimasto di più impresso? Che comunque è bello aiutare le persone che sono anche in difficoltà e senza farle pagare, così. Quindi in maniera del tutto gratuita. Sì. Allora, mi sposto, sì, grazie, mi spostano perché giustamente l'attività deve andare avanti, non si può fermare perché abbiamo ancora pochi minuti a nostra disposizione, poi anche i ragazzi andranno a casa, continuano a pesare gli scatoloni e adesso vediamo qui che cosa c'è qui dentro. Tu ti chiami? Io mi chiamo Marta e qui dentro ci sono i legumi. Legumi, perfetto. Quanti ce ne sono? Vediamo un po'. 7? Forse un po' meno, sì, non vedevo la tacca, 7, ok, 7 kg di legumi. Cosa ti è rimasto impresso di tutta questa cosa del donacibo, dalla testimonianza dei volontari a questa settimana di raccolta e di inscatolamento? Cosa ti ha colpito di più che racconteresti tornando a casa? Non saprei, a me è piaciuto anche quando ti sono venuti a spiegare che cos'era il donacibo e poi ti hanno detto di leggere il testo, e era bello comunque, non ho capito tantissimo subito, però dopo un po'. Era bello perché parlava a te solo, a tutti i tuoi compagni, la cosa per cui ti era piaciuto, te la ricordi? Passato qualche giorno? No, non mi ricordo. Però ti aveva colpito? Sì. Sì. Bene, grazie allora della vostra disponibilità, anche di aver rilasciato queste interviste, un po' a sorpresa, mentre facevate il vostro lavoro. E bene, grazie.